in questo nuovissimo video, questo è il secondo episodio della Ekecraft. Io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia. La volta scorsa abbiamo inaugurato il mondo morendo subito. Ma non vi preoccupate, perché in questo episodio sento che andrà tutto bene. Dov'è l'altro mio diamante? Perché non torna a galla? Non l'ho preso. Ah! Mi raccomando, prima di continuare, assicuratevi di aver lasciato un bel mi piace sotto il video per il terzo episodio della Ekecraft. Allora, lo so che la volta scorsa avevo detto che questa zona mi piaceva un sacco, ma pensandoci bene, quassù non è che ci sia poi tutto questo spazio per una vanilla. Un'isola volante. Interessante, non pensavo avessimo anche qua le isole volanti. Quindi la proposta è la seguente. Adesso navigheremo, troviamo un posto un po' più ampio per iniziare una vanilla e muoio dalla voglia di sapere cosa c'è in quest'isola. Oh, diamanti! È piena di diamanti! Non posso perdermi questa occasione. Ok, allora, sistemiamo un attimo prima l'inventario, che qua è veramente un disastro. Questo lo buttiamo, questo per il momento lo teniamo, questo buttiamo. Tanto comunque mi sembrano cose abbastanza facili da trovare queste, quindi possiamo ripescarle in un qualsiasi momento. Questo sarà necessario per iniziare una nuova piantagione. Comunque, avrei una domanda. La volta scorsa io ho preso da una cesta un'ascia di ferro. Avete idea di che fine abbia fatto? Perché era incantata e non ce l'ho più nell'inventario. Non so che fine abbia fatto. Spero di non averla buttata. Però boh, fatemi sapere voi nei commenti se l'avete vista da qualche parte, perché è un giallo. Non so più dove sia. Ok, saranno sufficienti tutti questi blocchi qua? Sarebbe anche il caso, magari, la butto lì così, di farmi una pala. Comunque, sono felice che il primo episodio vi sia piaciuto tantissimo e molti erano gasatissimi per il mio ritorno su Minecraft, e sinceramente anche io. Sono molto in hype e sono certa che riuscirò a trasformare questa vaniglia in un qualcosa di veramente splendido ed indimenticabile. Quindi mi raccomando, state connessi e supportate la serie con un bel mi piace. Ma sì, dai, io direi basta adesso, cioè non esageriamo, non stiamo andando sulla luna. 1, 2, facciamo, anzi, 2 belle pale. E ripensandoci bene, in realtà i blocchi che ho preso non basteranno, porca miseria. Ok, aspetta, ho un'idea, facciamo così. Sarà divertentissimo dopo tornare giù. Pregate per me nei commenti che non muoia in quest'impresa. Ma che poi, scusami, eh. Ah, ce l'ho, meno male che ce l'ho. Oh mio Dio, stavo per dire, non ho alcun piccone. No, ragazzi, brutte notizie. Non credo che mi basteranno i blocchi. Ok, proviamo ad andare per di là. Perché è così zoomato quando mi chino? Ma no, non avrò bisogno di altri materiali. Cheat. Invece dovrò sprecare tutti quelli che ho. Oh mio Dio, ce la faccio? Ho 32 blocchi per arrivare quassù. Devo farcela. Ok, coraggio. Se sto andando su quest'isola e non c'è nulla di buono, posso solo che prendermela con me stessa. Meno male. Ci sono arrivata al pelo. Non ci si scava mai sopra la testa. Ed ecco perché non ci si scava mai sopra la testa. Oh, ovviamente il letto l'ho preso. Perfetto. Allora facciamo l'unica cosa geniale che posso fare in questa vaniglia per il momento. Non è che per caso qua su c'è una cesta, vero? Perfetto. Però comunque qua giù ci sono dei diamanti, quindi mettiamoci subito all'opera. Ok, questo è un momento di assoluto tryhard. Allora, intanto togliamo questo. Facciamo cadere tutto giù. La redstone in realtà non mi serve a nulla per il momento. Ok. Ok, calma. Ragazzi, ricordatevi di questa cosa. Questa è la prima ed ultima volta che cerco di raggiungere un'isola. Ok? Grazie per questa informazione di servizio, ma non credo che sia una cosa che si possa replicare di nuovo. Costa troppa fatica, per non parlare dei materiali. C'è anche dell'oro. C'è di tutto. No! Dove cavolo è finito il mio diamante? Pesce, tu lo sai benissimo dove è finito il mio diamante. L'ha mangiato! Oh mio Dio. Dov'è l'altro mio diamante? Perché non torna a galla? Non l'ho preso. Ah! Che cavolo è? Mi sta seguendo! Aiuto, ragazzi, che cavolo è sta roba qua sotto? Oh mio Dio! Che spavento! Non sapevo avessimo anche dei mostri marini! Ok, mio Dio, meno male siamo giunti qua. La mia vita non verrà sprecata per un solo e unico diamante. Oh mio Dio, ci è mancato un pelo. Ok, sai una cosa? Io adesso mi butto da qua con la barca e ce ne andiamo. Non c'è altro da prendere quassù.
Meraviglioso come io abbia rischiato la mia vita per un diamante. Ok, pronti? Ti prego non ti rompere, ti prego non ti rompere, ti prego non ti rompere, ti prego non ti rompere. Sì! Ha! Prenditi questo, mostro marino. Adios. E a mai più. Comunque sembrava una sorta di warden acquatico. Non so bene cosa ho visto, ma... è stato terrificante, giuro. Ok, qua sembra esserci una nuova isola, quindi mi ispira. Andiamo di qua. E ci sono dei bufali. Oh, aspetta, qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. È una mongolfiera? Oh, che carina. E c'è anche un cavallo. Ok, abbiamo decisamente scoperto un posto interessante. Vediamo qua cosa c'è. Del pane, va bene, è meglio di niente comunque. Poteva andarci peggio. Non ho una sella, carissimo, se no saresti già venuto con me. Vero che non ce l'ho. No, ho il guinzaglio, però vabbè, non ha molto senso che io parta con questo signorotto. E qua invece cosa abbiamo? Pane, va bene. Patate addirittura. Cioè, ormai sono riuscita a farmi tutte le coltivazioni grazie a questa mod. E anche qua, mele, va bene, non ci lamentiamo. Allora, qua c'è un focherello. C'è una cesta per caso? Sì, nell'albero. Ma ci ho guardato solamente perché giocando agli Hunger Games, mi ricordo, c'erano le ceste nascoste negli alberi. Beh, questo lo lasciamo qua. C'è la bardatura, ma senza sella non posso fare molto. Ci sono anche le mosche. E basta isole sul cielo. Anche se definirla isola questa è veramente esagerato. Abbiamo scoperto un castello. Mio Dio, mi è pieno di sorprese. E sbaglio, qua c'erano anche i bufali dalla minimappa. Ma che cavolo? Un canguro. Facciamo a botte? Ah! Sì! Sì, vuole fare a botte! No, risparmiami, signor canguro! Però mi ha dato della carne. Carne di canguro, questa è nuova. Non l'ho mai sentita. C'è sempre una prima volta per tutto. E questo posto, guarda, sono pronta a scommetterci che è pieno di signorotti con cattive intenzioni. No, non mi dà nulla nella minimappa, quindi forse è vuoto dentro. Ascoltate bene queste mie ultime parole. Forse è vuoto dentro. Vabbè, un sacco di grano, aspetta però questa carne secca. Mio Dio, che confusione in questo inventario! Devo iniziare veramente a farmi uno zaino e so che si può fare, quindi... Wow! Fighissimo! Pane? Ma guardate quanta roba che c'è qua dentro! Ho un sacco di pane adesso! Sono un fornaio! Un sacco di altre mele! Sono piena di mele! Seme di barbabietola! Beh, comunque ragazzi vi dirò, siccome non è troppo difficile trovare in giro dei semi per le coltivazioni, io sarei anche per lasciarli tutti qua, carote, barbabietola, cioè perché mi porto dietro solamente l'indispensabile al momento. Ok, il resto mi sembra tutto ok. Le frecce, pelle di canguro. Bene, allora scendiamo senza ammazzarci e facciamo così, così faccio un sacco di pane. Toh, ho pane per sempre adesso. Ragazzi, voglio avvertirvi che non mi accontenterò di un posto qualsiasi per iniziare la vanilla. Voglio il posto perfetto. Mi sono messa in testa questo obiettivo, quindi anche a costo di camminare per mare e monti per sempre. Ho bisogno del posto perfetto. Ho un sacco di smeraldi, quindi magari un giorno li potremo utilizzare. Semi di pomodoro, semi di cavolo. No, ci sono anche le stagioni. Oh, wow, questo decisamente non me l'aspettavo. Questi che semi sono? Boh, sto raccogliendo tutti i semi che trovo in giro. Ma guarda che bella stanza. Questa sì che è una gran bella zona. E il jukebox? È un jukebox questo? Giradischi, sì. Però comunque al momento non mi serve, quindi meraviglioso. Mettiamo intanto il respawn qua, che non si sa mai nella vita. Allora, continuiamo il nostro lunghissimo viaggio. Comunque pensavo, se questo è ciò che c'è in superficie, chissà cosa ci stiamo perdendo nelle caverne. Non vedo l'ora di andarle a visitare. Lo sapevo. Membrana di Phantom. Dai, rubiamo solamente il pane qua, non c'è molto altro. Ma guarda che figata di strutture, che cos'è sta roba? Oh. Oh mio Dio! Che cos'è? Cosa sono sti fuochi d'artificio? È un boss! Oh mio Dio, no! Assolutamente no! Cos'era? Che cos'era? Che paura che mi sono presa! Oh mio Dio, no! Buonanotte a tutti! Noi adesso ci chiudiamo qua e chi si è visto si è visto! Oh Santa Lucia, che cavolo era! Oh mio Dio! Mamma paura! Che montagna russa di emozioni questo episodio. Vorrei tanto scoprire cosa c'è qui, ma non credo che sia fattibile adesso, ragazzi, perché ho paura, è un disastro lì. Questi pesci che volano di tanto in tanto, non si capisce. Allontaniamoci, non voglio stare in un posto simile. E qua sotto, non dirmi che c'è la stronghold. No, vabbè,
Ma ragazzi, ma che cavolo è? No, 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 no. Non sono ancora abbastanza pronta. Ragazzi, ciò che ho visto mi ha sconvolta. Altra isola volante che ignoreremo. Beh, comunque devo dire che questo pacchetto è bello anche semplicemente da esplorare e basta. Cioè, se uno non avesse intenzione di fare la vanilla, sarebbe bello anche così. Ci sono un sacco di cose. Ecco, mela, pera. Aia, ecco, ti parevano che non mi bruciassi. Addentriamoci un po' qui. Funghetti, oh, che carini che sono. Wow, guardate questi fiori qua sotto, che belli. C'è un sacco di varietà di item, di cose strane e bellissime che non vedo l'ora di utilizzare per arredare casa mia. Ho bisogno di un'altra zona. Oh, figata, ma mi sembra qualcosa di pericoloso. Infatti è pieno di mob dentro. Facciamo che lo evitiamo anche questo come la peste. Ragazzi, vi prometto che appena... Oh mio Dio. Ragazzi, vi prometto che quando saremo ben equipaggiati esploreremo tutte queste zone. Non posso rischiare la mia vita adesso. Oh, che zona carina. E che povertà. Mi piacerebbe trovare una zona tutta arancione. Ma che è sta roba? Che brutta! Questa fa male? Oh sì, le sono venuti gli occhi rossi. Ok, scappiamo, scappiamo. Ora mi sento le formiche addosso. Perché sto portando la barca così? Cosa cavolo ho appena fatto? Finché la barca va, lascialo andare. Oh mio Dio, ancora l'altra balena! Oh no! Questo poi è un capodoglio. Non lo so, però ho il terrore che mi ammazzi sta roba. Fammi vedere se qua c'è una cesta, qua c'è la nave di One Piece. Come siamo fortunati. Che schifo qua dentro. Mi dispiace per il pescatore che era su questa zattera. Qua ci sono dei villici. Ok, pit stop dai villici un attimo. Mi fa ridere che sono qua a chillare in mezzo al mare. Salve. C'è solo un bambino su questa nave. Ma che... cosa ci fa un bambino tutto solo qua? Oh mio Dio, poverino. Vabbè, gli rubiamo tutti i diamanti, perché tanto lui che se ne fa. C'è un sacco di merluzzo, salmone cotto. Noi prendiamo tutto, non ci fa schifo nulla, carissimo. Sono una persona cattiva? Sì. Sto rubando un bambino? Sì. Ok, basta così, ti ho saccheggiato abbastanza. Beh, buona fortuna con la tua vita. Tante bellissime cose, arrivederci. Oh mio Dio, no, 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 no. Ma che? Ma che? Non mi dire che neanche in mare si può stare sereni. No, ragazzi, sono morta. Ragazzi, muoio. Ragazzi, io morirò così. Non ci voglio credere. E abbiamo delle bruttissime notizie. Sono in mezzo al mare e non posso farci nulla. Questo è il bambino della barca che mi ha maledetto in ogni modo. Oh mio Dio, abbiamo un enorme problema. Mi ha distrutto la barca, devo farmela a piedi. Oppure, se non mi stai inseguendo, posso farmi una barca al volo. Ce l'ho della legna? Stai scherzando. Non ho della legna? Oh, la nostra salvezza! Che cavolo ci fa questa isola in mezzo al mare? Non ci voglio credere. Ci sono le sirene! È stato il plot twist più grande di sempre questo. Non puoi neanche viaggiare per il mare tranquillo. Grazie a Dio, che bello vedere un volto conosciuto. Massimo. E anche un bel bottino qua dentro, eh. Corda. Oh. Nuovi item e cipolle. Cosa ci fa un marinaio con le cipolle? Allora, fammi dormire qua. Poi gli rubo della legna dalla sua zattera per costruirmi un'altra barca. Sono felicissima di annunciarvi che in tutto ciò ho anche perso il mio banco da lavoro. Signor Massimo! No! L'ho fatto annegare! Mi dispiace, ma così è la vita. Tanto nessuno, siamo sinceri, nessuno verrà qua a salvarla. Quindi, adios. Mi dispiace! Un po' di pace. Facciamo un bel banco da lavoro. E ora devo prendere abbastanza legna per costruire una barca. Ok, allora così faremo una zattera, ma va bene lo stesso. Ok, allora andiamo dritti per di là. Ok, no, forse dovremmo andare qua. Nella speranza di trovare la terraferma. Andiamo. E speriamo di non incontrare nessuna sirena che mi rompa di nuovo la zattera, vi prego. Vi scongiuro. Che bellezza! Terraferma! Oh, grazie a Dio. Grazie a Dio! Oh, meraviglioso! No, ragazzi, spettacolare. Ho trovato il punto! L'abbiamo trovato! Che meraviglia di posto! Qua sarebbe spettacolare iniziare una vanilla. Eccolo il maledetto che prima voleva uccidermi. È lui. Ok, che zona meravigliosa. Vediamo su com'è. Non mi sembra di vedere dei mob nelle zone. A parte in acqua, vabbè. Però mi sembra una zona abbastanza tranquilla. Oh! Cos'è sto fungone gigante? Che meraviglia! Questa zona mi piace un casino. No! Oh mio Dio! Spettacolare, spettacolare. C'è anche la montagna lì in alto. Bellissimo, bellissimo. Ne è valsa la pena viaggiare così tanto. Avrò come
come vicini di casa dei maghi. Wow. Ok, già qua ce lo vedo un bellissimo ponte. Riesco già a vederci un paio di costruzioni molto belle. Beh, visto che comunque abbiamo un enorme fungo e un bellissimo castello che sembra quello dei maghi, di tenere più o meno lo stesso stile di costruzioni sarebbe bellissimo. Oh mio Dio! È meraviglioso! No, l'uomo, ragazzi, sto posto è spettacolare. Ok, allora, fatemi sapere nei commenti se questa zona vi piace. A me, sinceramente, fa impazzire e non vedo l'ora di iniziare a costruire qua. Mi raccomando, lasciate like per il prossimo episodio perché inizieremo a costruire la casa. E fatemi sapere nei commenti se questo stile di questa costruzione qua dietro vi potrebbe piacere. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da Cimmy è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. E iscriviti se non sei iscritto.